Ben trovati a amici ed amiche di Loud Italian Learning nel nostro garage. Questo video è la seconda parte della collaborazione con Irene di Satura Lungs. In questa parte di video parleremo di... Lo diciamo, lo spoileriamo? No. No. Nella prima parte di questo video abbiamo fatto un gioco con Irene dove lei doveva indovinare i titoli italiani di una serie di film tradotti in latino. Male. Tradotti molto male. Questa seconda parte è la continuazione di un discorso sul rapporto tra l'italiano e il latino. Dai, noi del futuro è tutto. Buon proseguimento. Ti volevamo dire, chiuso un attimo questa parentesi del gioco, ti volevamo chiedere quali espressioni latine secondo te si usano ancora nell'italiano corrente. Allora, sono tante. Poi non è che si usino tutte molto spesso, però sono tante, ne nomino solo alcune e voglio iniziare da due che sono simpatiche perché spesso sono usate male in italiano, cioè sono espressioni latine, però spesso chi le usa in italiano, spesso giornalisti, pensano che siano inglesi e quindi le scrivono con la grafia inglese. Una è ad hoc, qualcosa fatto ad hoc, scritto ad hoc, significa qualcosa fatto per quello scopo, per un determinato scopo, solo che a volte si vede scritto ad hoc o k, come se fosse ok in inglese. Oddio, bellissimo! Ho i brividini qui dietro, no? E l'altra è out-out, tipo dare un out-out, significa in latino o, quindi dare un'alternativa tra due cose, per esempio ti do un out-out, o mangi la verdura o vai a letto senza cena. Questo ogni tanto l'ho visto scritto out out, come se fosse in inglese fuori fuori, che fa molto ridere. Ok, benissimo. Bellissimi questi due esempi. E poi invece per citarne altre, vabbè, famose ci sono ipso facto, che significa detto fatto, cioè nello stesso momento in cui succede qualcosa, succede qualcos'altro subito. Poi a volte si citano anche dei proverbi un po' più lunghi, per esempio ubi maior minor cessat, cioè nel caso in cui qualcuno di più esperto dice qualcosa, allora il minor, cioè quello che ne sa meno, sta zitto. Oppure un po' di espressioni legali, sicuramente, tipo sì, de facto, cioè di fatto, e de re, cioè di cosa e di fatto, letteralmente. Idem si usa tanto. Sì. E anche qui è interessante. Interessante perché in latino l'avverbio per lo più è item con la D, con la T, invece noi lo usiamo con la D, che in realtà sarebbe più l'aggettivo o il pronome in latino, cioè lo stesso, la stessa persona, invece noi lo usiamo, come dire, allo stesso modo. Queste sono le principali, ma ce ne sono sicuramente altre legate anche ovviamente alla religione, alla legge, alla medicina, ovviamente questi ambiti che storicamente hanno usato un po' di più il latino. Per esempio alla medicina mi viene in mente il rigor mortis, cioè il freddo, come il freddo della morte, e anche la rigidità. L'angina pectoris, che ora non so esattamente cosa sia, però è un dolore al petto, è un termine tecnico medico. Non è positiva, se è un termine medico di solito non è molto interessante come, diciamo, come questione. Sì, beh. Anche perché molte volte uno magari li utilizza senza accorgersi, senza neanche rifletterci. Sì, esatto, ma anche poi immagino che ogni regione abbia magari anche nei dialetti delle derivazioni più o meno forti di, appunto, sì, detti, modi di dire, parole anche proprio. A me piacciono anche gli inglesi quando provano a utilizzare delle espressioni latine. Tra l'altro una cosa interessante che mi viene in mente, visto che avete parlato di differenze tra regioni, anche le differenze tra paesi, per esempio, di questi latinismi che ho detto, alcuni si usano anche fuori dall'Italia, però a volte con un po' di variazioni. Per esempio, in italiano diciamo un qui pro quo. Qui pro quo letteralmente significa il pronome qui, che vuol dire, vabbè, è il nominativo, che significa chi, al posto di quo, che è l'ablativo dello stesso pronome, e si usa per dire capire una cosa al posto di un'altra. E noi italiani diciamo qui pro quo, mentre in Francia, io l'ho sentito in Belgio, ma i francofoni dicono quid pro quo, quindi leggermente diverso, poi il senso è lo stesso. Interessante.
No, io mi sono fermato agli anglofoni che dicono vice versa invece di viceversa. Bellissimo. Ah, perché aggiungono quella loro pronuncia diversa dalla nostra, ovviamente ci suona strano. Che è giusto, comunque. Sì, però li usano comunque. E anche questo fa capire quanto in realtà è una lingua morta, tra molte virgolette, perché non ci sono comunque dei parlanti attivi che la utilizzano per compiere delle frasi intere, diciamo, per costruire delle frasi intere, perché poi per il resto comunque... vengono anche riscoperti, andando avanti, anche riscoperte delle cose, no, più che riscoperte, riutilizzate anche. Certo. E, visto che comunque non è una lingua morta, perché ci sono dei parlanti che la imparano come lingua seconda, non come madrelingua, però comunque ci sono dei parlanti, io ho sempre pensato che sia dovuta aggiornare magari anche a degli sviluppi della tecnica. E non so se ci puoi dire qualche parola legata alla tecnica e alla tecnologia che magari è stata tradotta in latino. Mi viene in mente bicicletta, telefono, quelle le prime che ti vengono in mente. Sì, sono stati, cioè c'è bisogno ovviamente di neologismi per parlare di cose che non c'erano. Le opzioni sono principalmente due: o si usano delle perifrasi, cioè ci sono i puristi che dicono noi usiamo solo il latino classico, per dire. Quindi per dire bicicletta dici carro a due ruote, per dire aereo dici macchina volante. E invece ci sono quelli un po' meno puristi, di cui faccio parte io, che diciamo usano dei neologismi che sono riconosciuti all'unanimità, quindi ci capiamo tra parlanti, c'è una specie di standard. E per esempio bicicletta si dice birota, che vuol dire due ruote. Ah, certo, quindi un calco avete fatto, un calco semantico. Esatto. E aeroplano si dice aeroplanus, quindi anche qui è stato trasportato. Certo, ci sono tutti e due i pezzi. Sì, no, effettivamente ha tutto il senso del mondo. Ti volevo anche chiedere, secondo te è utile studiare il latino per imparare l'italiano? O è uno sforzo in più? Allora, parto col dire che sicuramente... non consiglierei a tutti quelli che vogliono studiare l'italiano di studiare il latino, ovviamente, sarebbe inutile. Però se qualcuno è interessato ad entrambe le lingue, per curiosità, per cultura, semplicemente perché gli piacciono le lingue, sicuramente imparare il latino può aiutare molto per imparare l'italiano e anche viceversa, appunto viceversa in latino. Soprattutto dal punto di vista del lessico. Il lessico è la cosa che più è rimasta invariata. Per un italiano è abbastanza semplice riconoscere la maggior parte delle parole latine perché praticamente non sono cambiate. L'italiano ha preso molte parole dal latino, foneticamente le ha prese dall'accusativo togliendo la M, e quindi molte parole sono proprio uguali, altre sono simili, comunque hanno avuto qualche mutazione fonetica ma si riconoscono, altre vabbè sono ovviamente diverse e altre sono i classici falsi amici, quindi bisogna stare un po' attenti perché in italiano hanno preso un significato un po' diverso, però diciamo che il 70-80% del lessico è praticamente lo stesso, quindi può aiutare molto da quel punto di vista. Dal punto di vista della grammatica non tanto, perché il latino aveva tutto il sistema dei casi, delle declinazioni che l'italiano non ha più, quindi diciamo che da quel punto di vista è più simile al tedesco, per dire, però diciamo il lessico è un motivo sufficiente per imparare il latino se uno è interessato. E ti volevo fare solo l'ultima domanda, è qual è stata la motivazione che ti ha spinto ad insegnare non solo il latino ma anche l'italiano? Allora, è un po' particolare perché io sono partita dal latino, che è la cosa più strana, diciamo, e poi sono passata all'italiano. Diciamo che io ho imparato il latino al liceo, come voi, e ho avuto un'insegnante molto brava che usava un metodo, questo metodo innovativo che poi uso anch'io con certe variazioni, che prevede di vedere il latino un po' come una lingua viva. Non lo parlavamo in classe, però c'erano delle basi di quel tipo lì. Quindi io mi sono allo stesso tempo innamorata del latino come lingua, ma anche del modo in cui era insegnato, quindi anche di didattica del latino e delle lingue in generale. Quindi da allora, anche prima in realtà, sono sempre stata appassionata di lingue, sia della mia, dell'italiano, che di lingue straniere, e anche poi dell'insegnamento delle lingue, quindi i modi più efficaci per insegnarle, i modi più divertenti,
E quindi è stato abbastanza naturale per me decidere che avrei voluto insegnare il latino con dei metodi particolari. E poi poco tempo fa, un anno fa, ho detto: ma perché non provare ad applicare un metodo simile anche all'italiano, visto che comunque certamente è molto più comune parlare in italiano che parlare in latino, però guardando un po' le risorse online ho visto che non ci sono tantissimi insegnanti di italiano che insegnano l'italiano in italiano, come fate anche voi. Tanti passano dall'inglese o da altre lingue. Io invece credo profondamente che il metodo più efficace per imparare a insegnare una lingua sia parlare solo nella lingua target, nella lingua che vogliamo imparare, naturalmente adattando la velocità, la difficoltà, però non ha senso tradurre, anche perché non abitua a pensare in italiano. E quindi mi è venuta questa idea e ho iniziato il podcast e devo dire che è divertente, le persone con cui sono in contatto sembrano contente, quindi è un progetto che sicuramente continuerà ancora per un po'. Noi lo confermiamo, perché i video di Irene sono davvero molto interessanti, molto chiari e soprattutto molto ricchi di contenuti e anche adatti, correggimi se sbaglio, guardandone un po' a un livello non proprio base, ma tra il base e intermediate più o meno. Esatto, sì. Quindi se siete quella tipologia di studenti, ma anche se siete più bassi o più alti, andate insomma a seguire il suo canale. Quindi, allora, per oggi ragazzi è tutto. E ringraziamo Irene di averci fatto compagnia per questa chiacchierata e aver giocato al nostro gioco. E vi lasciamo in descrizione sicuramente tutti i link e i riferimenti ai canali di Irene, al podcast e quant'altro, e se riusciamo anche qui in Anchor più avanti. Per il resto, se il video vi è interessato, lasciate un like, seguite il nostro canale. Ci potete trovare anche su Instagram a loud.italian.learning da noi e da Irene. Un buon proseguimento. Io vorrei solo chiedere una cosa, se Irene ci saluta in latino. Certo. Valete omnes et gratias vobis ago. Grazie a voi. anche a te, in qualunque modo si dica. E gli ambiti. Etiam tibi. Anche a te. Grazie. Ciao ragazzi, grazie ancora.